Buonasera ed eccoci arrivati al tredicesimo appuntamento del Salotto con la Morghi. È un po' che non ci vediamo e ricominciamo con una bella novità, perché questa volta viene a trovarci una coppia, Evolution Couple, che è una bellissima coppia, lui ligure, lei emiliana, se non sbaglio. E quindi ci racconteranno un pochettino quello che è il loro rapporto di coppia in relazione alla loro, diciamo, seconda vita, ecco, quindi alla vita della notte e ai loro interessi in questo campo anche professionali. Mauro, il lui di coppia, è già venuto, Mauro S, e ci presenta la sua compagna Ross. Buonasera. Buonasera, ragazzi. Per la tua ospitalità nel tuo salotto, e siamo lieti ancora una volta personalmente di essere qua. E questa sera con me al mio fianco la mia compagna Ross, e ci presentiamo ancora davanti a tutti voi in quello che siamo. Quello che siamo è Evolution Couple, un gruppo che abbiamo costituito io e lei da 3 anni a questa parte. E se oggi siamo qua, nonostante il periodo che ci costringe a stare fermi, nonostante tutto questo, il merito devo dire che è suo, che mi sostiene, mi dà forza in quello che facciamo ogni volta quando organizziamo le serate. Tutte le difficoltà che abbiamo sempre avuto. Questi siamo noi e questa è lei, la Ross, quella che mi appoggia in ogni serata. Buonasera a tutti, io sono Ross. Buonasera Ross, buonasera, piacere di Ciao. conoscerti. È una Piacere bellissima mio. occasione. Si sente? Si sente perché non. Forse Sì, parlo si sente basso. benissimo, si sente benissimo, vai Ok, tranquilla. buonasera. Niente, Bene. come diceva Mauro, siamo una coppia insieme da più di 3 anni e sì, da 3 anni abbiamo scoperto un nuovo modo di esprimere la nostra vita, il nostro essere, il nostro essere perfettamente che si esprime nella notte, come abbiamo detto nella presentazione del salotto. E niente, noi ci siamo incontrati, ci siamo conosciuti, abbiamo espresso tante nostre voglie e fantasie di farlo però insieme a tanti amici e per farlo insieme a tanti amici abbiamo voluto creare questo gruppo che non è un semplice gruppo WhatsApp dove si scrive solo buongiorno, buonasera e buonanotte. Siamo ormai una bella famiglia, tanti amici, ci piace confrontarci ogni giorno con i problemi giornalieri che adesso purtroppo sono questi che ci accomunano tutti nel nostro Covid, nel nostro, perché ormai è tutto nostro e di tutto il mondo. E niente, ogni giorno cerchiamo di avere un po' di serenità dandoci un po' di tutto, dalla battuta a quello che uno giornalmente fa. E abbiamo creato questa cosa e in questo momento purtroppo siamo fermi per forza, perché non si può organizzare feste come noi abbiamo fatto fino adesso, perché noi organizziamo feste, serate di gruppo, ma non sono serate mercenarie come tanti vogliono farci passare, farci credere. Sono serate di divertimento e spensieratezza. Spensieratezza dove ognuno può esprimere quello che è, quello che crede, quello che vuole, al di là di quello che uno è. Uno può liberamente fare quello che vuole, parlare, chiacchierare, ballare, bere, o passare tutta una serata in cima a una sedia a fumarsi una sigaretta, per dire. Niente, in questi 3 anni abbiamo
abbiamo costruito tanto. Adesso sì, siamo fermi e affrontando adesso questo problema di Covid stiamo cercando di tamponare un po' le varie paure di tutti, di tutte queste coppie che comunque abbiamo nel nostro gruppo. Perché bene, bene. Questa direi che è una, un'ottima presentazione per inquadrare appunto quello che siete. Ecco, anch'io ho notato in questo anno che è stato veramente terribile da marzo ad oggi e chissà cosa ci riserverà ancora in futuro, ho notato proprio una spaccatura della gente, delle persone in due categorie completamente separate e probabilmente che non si incontreranno più, non lo so. Cioè chi è rimasto... sostanzialmente impaurito, preoccupato e molto coinvolto dal problema appunto pandemico, e da chi dall'altra parte invece con un atteggiamento più pragmatico magari o più incosciente per altri versi o quello che volete dire, invece vuole continuare la propria vita affrontando quelli che sono i rischi dell'essere che ci sono sempre stati, che sempre ci saranno. Quindi diciamo che paura sì, ma con attenzione e con buon senso, senza lasciarsi prendere proprio dalla paranoia e dal terrore, ecco, diciamo. Quindi attenzione chiaramente, e quindi è chiaro che è stato molto demonizzato l'ambiente della notte, gli assembramenti o comunque le riunioni, ecco, non ho usato questa parola assembramento che è molto, molto burocratica, molto tecnica, fredda anche, per indicare quello che è la natura dell'uomo di riunirsi, dell'uomo e della donna di riunirsi, di conoscersi, di scambiare e di interagire. Ecco, quello che in questo periodo viene dato come fondamentale è quello proprio di essere separati uno dall'altro, il più lontani possibile, solo. Stiamo facendo noi, ma per motivi tecnici ovviamente, in sentirsi attraverso appunto vie telematiche che comunque non permettono quel contatto umano che invece per noi è fondamentale e che ci manca molto, ecco. Quindi è chiaro che quest'anno è stato un anno terribile, un annus horribilis che non scorderemo mai chiaramente, e speriamo appunto che termini tutto questo discorso e che si possa tornare a una vita normale, ma soprattutto a una riconciliazione tra le persone, tra chi ha paura e dà libero sfogo alle proprie paure e chi invece appunto vuole continuare a vivere nonostante tutto, ecco. Quindi noi credo che siamo quelli che vogliono continuare a vivere nonostante tutto. E voi siete appunto la prima coppia che partecipa al Salotto della Morghi. Cos'è che vi ha spinto a partecipare come coppia, ecco, a parlare di questi argomenti? Diciamo che è scaturito tutto dalla nostra esperienza nel mondo della trasgressione, e poi diciamo che abbiamo accumulato appunto le nostre rispettive esperienze. Diciamo che io comunque, come mi viene meglio dire, ho fatto la mia gavetta da singolo, ho conosciuto tante coppie, frequentato tanti club, sempre incuriosito da questo mondo che affascina. Di conseguenza anche lei era, prima di conoscere me, appunto affascinata anche lei da questo mondo qua. Abbiamo avuto la fortuna di incontrarci e di iniziare il nostro rapporto di coppia in questo modo trasgressivo, fin quando poi un giorno abbiamo deciso di iniziare qualcosa che mai avremmo pensato di arrivare dove siamo arrivati ad oggi, a costruire un gruppo solido con fantastiche persone, coppie che veramente noi reputiamo veramente dei nostri fratelli, oltre che amici. Come giustamente detto prima la Ross, il termine che noi usiamo ogni giorno nella nostra chat che abbiamo, che ci sentiamo ogni giorno, siamo veramente una famiglia, perché comunque oltre il mondo della trasgressione, noi con queste persone condividiamo anche purtroppo
i problemi che abbiamo, in questo caso il discorso del Covid, abbiamo una persona, più di una persona, che purtroppo è incappata nel discorso della positività del Covid. Ringraziando il Signore, tutto bene, sono riuscito a superarli, e questa è la cosa che ci fa veramente tanto piacere. Anzi, colgo l'occasione per mandare un abbraccio virtuale a queste persone qua che fanno parte di noi e con noi hanno condiviso purtroppo il discorso del Covid e l'hanno anche superato, quindi questo ci fa veramente tanto piacere. Ci dispiace che purtroppo in questo periodo avevamo tante cose belle in programmazione, soprattutto nel mese di dicembre, dove noi ogni mese, ogni anno noi organizziamo la lotteria di Natale, organizziamo serate veramente a tema natalizio, così come l'anno scorso avevamo fatto una serata con 40-50 coppie, se non ricordo più, un locale strapieno, dove abbiamo regalato tanti cesti natalizi, abbiamo fatto una nottata dove veramente la gente non voleva più andare a casa. Questo ad oggi ci manca veramente tanto, perché ci manca veramente stare con le persone dove noi condividiamo il nostro mondo, che non vuol dire sempre finire solo a una cosa sola, ma anche, come ha detto prima giustamente la Rossa, anche solo stare in compagnia, andando al club, passandosi la serata a ridere, scherzare, ballare, bersi qualcosa. Poi, parliamoci chiaro, sappiamo benissimo com'è questo mondo, uno sguardo, un sorriso, una battuta, poi si finisce anche a conoscersi meglio, ecco, diciamo così. Sì, certo, tu hai toccato un argomento che io trovo davvero molto, molto importante, forse non te ne sei neanche accorto quando hai parlato di una grande famiglia. Io frequento il mondo trasgressivo, il mondo dei club privé, da più di 10 anni ormai, e effettivamente devo dire che si è creato un nucleo proprio... Dovremmo darti la prima stella oggi. L'ho già avuta al decennale del club in cui vado, sono stata tra le premiate, diciamo, ed è una medaglia che tengo in gran conto, perché mi fa davvero piacere essere così apprezzata e ben voluta soprattutto da tutti i frequentatori, perché chiaramente voi, essendo coppia, vi presentate in un certo modo. La Trav invece, nel vostro discorso di coppie, di feste, di locali, eccetera, che ruolo ha e come viene interpretata dall'uomo e dalla donna soprattutto? Io comincerei da Ross, perché mi interessa tantissimo sapere cosa lei ne pensa. Allora, sì, adesso la cosa molto importante è come la coppia si pone ovviamente con tutte le persone. Noi siamo una coppia che non discrimina nessuno, né dall'età, né dall'estetica, né da qualsiasi etnia o anche da qualche scelta che uno personale ha. Noi abbiamo pregio, se vuoi io posso chiamarlo un pregio, riusciamo a confrontarci con qualsiasi genere di persona, perché abbiamo totale rispetto di tutti. Noi abbiamo molte amicizie, Trab e tutto di queste amicizie qua. Riusciamo a interagire perfettamente, anche perché riusciamo anche a organizzare serate, feste di gruppo, serate a tema dove si creano dei balli, dove si creano delle cose anche in quel momento, se vuoi, comiche, ma comiche perché si crea una serata per intrattenere un pubblico, perché non è che una serata prendi, vieni lì e poi cosa fai? Comunque ti devi organizzare. Abbiamo un bellissimo rapporto in questo momento, prima di tutto anche con la nostra DJ, che è Chiara Bassi, quindi che è la nostra DJ che ci segue prevalentemente in ogni serata che abbiamo fatto finora. Ovviamente adesso siamo fermi, quindi anche lei.
Abbiamo molte amicizie, abbiamo una collaborazione con la Trav Company, che molte persone conoscono la Trav Company, gli spettacoli che fanno. Penso che appena si finirà questo lockdown forzato, qualcosa si possa intavolare di nuovo, ovviamente intavolando un discorso diverso, perché purtroppo sì, bisogna un attimino riguardare un po' il nuovo sistema di organizzare, di trattare tutte le persone in modo che hanno di corsi dopo questo lockdown. E per noi il mondo Trav è un bellissimo mondo, perché comunque abbiamo bellissime amicizie con cui ogni giorno ci sentiamo, ogni giorno abbiamo un bel rapporto. Noi siamo molto attaccati a certe persone che abbiamo vicino. Quindi, e questo non può che farmi piacere. Sì, quello che mi interessava però anche sapere, tu hai inquadrato tutto molto bene dal punto di vista dell'organizzatore, eccetera. Ora vi farò una domanda un po' forte, diciamo. Sì? Vai pure, siamo preparati quasi. Voi, no, per usare un termine che per inquadrare un pochettino tutto quanto, vi ritenete semplicemente organizzatori, animatori, DJ, appunto, persone di spettacolo, persone di compagnia, o siete anche effettivamente una coppia scambista che pratica? No, noi siamo anche noi nasciamo da coppia scambista, attenzione. Quello che noi ci accomuna, appunto, è il fatto che noi nasciamo come coppia scambista. Nelle nostre serate ci piace organizzare le serate, appunto, con le coppie che conosciamo, però questo non preclude il fatto che durante le serate, se c'è una coppia che comunque vuole interagire con noi nel privé, o comunque qualche coppia nuova che vuole conoscerci meglio, questo non preclude il fatto che noi durante la serata, o comunque se la serata è un certo tema dove siamo un po' impegnati molto di più nell'organizzazione, questo non toglie il fatto che comunque ci si lascia il contatto e magari una sera della settimana prossima o comunque durante la settimana, quando ce lo permette gli orari di lavoro e l'organizzazione, ci si incontra con altre coppie. Ecco, questo non, certo, non toglie il fatto che noi non siamo solo organizzatori, noi comunque, ribadisco, siamo coppia scambista, sì, di questo, sì, mondo qua. Dove... Sì, io aggiungo una cosa, certo, se posso. Ah, ok, ti ridò allora, ti ridò la linea. Il nostro nome Evolution Couple è nato proprio dall'evoluzione delle nostre menti. L'evoluzione delle nostre menti, che noi siamo nati come coppia scambista, siamo nati come coppia e dopo ci siamo evoluti come coppia scambista e ci siamo evoluti come coppia che organizza un po' tutto il resto, tutto quello che c'è adesso, ma quello che organizziamo adesso non ci toglie quello che è la nostra passione. Ovviamente dobbiamo barcamenarci nei tempi. Questo è evidente. Anch'io sono una Trav, anch'io sono singola, ovviamente non ho nessuno con me o nessuna con me che mi accompagnino nelle serate, eccetera. Quindi è chiaro, anch'io sarei una scambista. Ecco, comunque anche a me piace molto giocare, interagire. Borghi, l'occasione buona per partecipare alle nostre serate. Non mancheremo. Quando ci sarà il via libera per tutti, e spero che sia presto, e ci sono anche motivi per crederlo, direi, senz'altro ci vedremo. Ecco, io volevo sottolineare, visto che ho una coppia sotto mano, un aspetto che a tanti del pubblico potrebbe essere proprio alieno come ragionamento. Cioè, per quello che è la mia conoscenza, la coppia scambista è una coppia molto fedele, è una coppia molto leale e onesta. Cioè, non è concepibile, non è pensabile il tradimento nell'ambito di questo tipo di rapporto, perché tutto è condiviso, è un amore che
lui prova per lei e viceversa, e lo condividono inventando qualcosa che serve all'altro. Io come singola mi sono trovata in varie situazioni nelle quali ho percepito in maniera assoluta come io sia, in un certo senso, ma buono, lo strumento di piacere della coppia, nel senso che non antepongo le mie esigenze alle loro, perché comunque sono, se vogliamo, un gradino sopra, ecco. E lo stesso vale anche per l'uomo che interagisce con la coppia, ecco. Se volete un attimino affrontare questo discorso, è estremamente interessante. Questo discorso di rapporto di fedeltà e tradimento, hai appena detto la parola giusta. Per molte persone, persone forse con una mentalità chiusa e bigotta, noi siamo alieni, noi siamo i pazzi, peccatori, no, pazzi no, i peccatori. I peccatori. Il problema è che noi condividiamo qualcosa che riusciamo a esprimercelo. Riusciamo a esprimercelo, perché molto spesso tante coppie hanno fantasie, voglie, ma non riescono a esprimerselo perché quello che hanno di fronte ha una chiusura mentale talmente enorme che fa sentire l'altra persona molto sporca, poco pulita, che non è così, perché dopodiché cosa succede? Le persone vanno a cercare le cose fuori dal proprio rapporto di coppia. Esatto, e in maniera molto più... In maniera molto... molto certo. Ovviamente, nascosta, segreta. È chiaro che nel nostro mondo c'è una riservatezza assoluta, perché chi partecipa può parlare di sé. Io dico che io vado nei locali, voi dite che voi andate nei locali, ma non posso dire che il mio vicino di casa ci va, perché giustamente è una questione di privacy, di riservatezza e di correttezza, questo è evidente. Ecco, quindi questo è sottolineato, che la nostra chi frequenta il nostro mondo in maniera costante, in maniera assidua, deve sottostare a una serie di regole che non sono scritte ma sono implicite. Nel momento in cui tu entri in un certo ambiente, capisci che devi comportarti in quel modo, perché è giusto, non perché sia obbligatorio, ma perché è giusto che sia così, ecco. O no, giusto? Oltre che di rispetto, di privacy totale, perché non sempre trovi solo coppie di fatto, coppie regolari, ci sono anche coppie che sono irregolari, quindi non mi sembra giusto andare a creare problemi a delle persone che non c'entrano niente con te. Ognuno deve rispettare la propria privacy, il proprio vivere, il proprio mondo normale, tra virgolette, perché chiamiamolo normale a questo punto. Oltre questo, al di là di questo, tutto un fattore mentale. Poi è ovvio che in un rapporto ci deve essere totale rispetto e totale fiducia, se vuoi, anche, perché se non c'è quella, anche quando sei nelle serate, se non c'è quella, non si esce poi neanche a fare una serata, diciamo. La fiducia è reciproca, è assoluta, e anche ho notato molte volte come l'uno stia sempre, tra virgolette, agli ordini dell'altro, nel senso che se uno dei due ha piacere di un gioco che all'altro non gradisce, l'altro dice no, pone il veto e non se ne fa nulla. Cioè c'è veramente un accordo e un rispetto notevole all'interno delle coppie. È chiaro che ci sono... Quando non succede è quando la serata va male, nel senso che può capitare, chiaramente sarà capitato a voi, è capitato a noi e tutto il resto, di vedere delle coppie che a metà serata litigano e vanno via di malo modo. Ecco, questo però sta nel colpa loro, che non hanno saputo valutare esattamente dove erano, cosa stavano facendo e perché. Ecco, io direi questo. Perdonami se intervengo, Mori. Mi permetto di dire una cosa. Noi come coppia abbiamo iniziato gradualmente con i nostri paletti, delle scelte fatte come un accordo, nel senso che determinate cose noi all'inizio non le facevamo.
l'acquisizione che si apprende durante gli anni la si fa conoscendo le coppie, e una volta che comunque tu hai un rapporto con una coppia, poi quando si torna a casa in macchina si parla con la propria compagna di come è stato, noi definiamo il gioco, io e lei abbiamo sempre avuto la fortuna di confrontarci in modo tranquillo, discutendo del più del meno di quello che era stato fatto in modo giusto o sbagliato, o quello che noi volevamo con qualche coppia. L'importante è sempre, come ha detto la Rossa, e ribadisco soprattutto io, il rispetto anche dell'altra coppia che tu hai di fronte. Noi abbiamo giocato con delle coppie, da quelle soft a quelle anche che comunque sono un po', diciamo, un po' più avanti nei giochi. Questo non deve mai mancare, come ho detto prima, e mi piace ribadirlo, il rispetto di ogni persona che si va a interagire all'interno e anche al di fuori di un club diverso. Certo, qua adesso un nostro ascoltatore che salutiamo, un Facebook user, un anonimo, probabilmente per qualche motivo non compare il suo profilo. Condivido la loro scelta in modo totale, vi ammiro, ciao, bravi. Ecco, ringraziamo. Grazie mille, ringraziamo. Grazie. E effettivamente sì, da una parte siamo in un mondo che viene ammirato, dall'altro è un mondo che viene demonizzato, forse per paura e per scarsa conoscenza. Infatti il salotto della Morghi, come avrete ormai capito, è un piccolo angolino di nicchia nel quale si porta a conoscenza di tutti quelli che vogliono quello che è il nostro mondo, purtroppo ancora sotterraneo, ecco. Quindi farci conoscere e dire a tutti che siamo persone normali come tutti quanti, che ci piace vivere, che ci piace giocare, che ci piace condividere, ci piace stare insieme e non facciamo del male a nessuno, ecco. Quindi questo è non a caso la nostra frase che noi mettiamo sul nostro sito, sul materiale che noi stampiamo, perché comunque noi durante le nostre serate facciamo anche dei gadget che noi regaliamo, e noi abbiamo sempre deciso da un po' di tempo di prenderci, o meglio appropriarci di una frase che ci rispecchia, e cioè nati per essere, non per apparire. Perché comunque, parliamoci chiaro, noi siamo questi, cioè la nostra scelta di vita che ci piace, e noi siamo quello che vedete, quello che noi ci piace fare durante le nostre serate, e comunque quello che siamo anche ogni giorno. Quindi perché nascondersi su quello che piace fare? Quindi certo. Ecco perché noi abbiamo preso proprio quella frase lì, ci rispetta. È giustissimo, perché proprio in questi diciamo ambienti sempre tra virgolette estremi, è chiaro che poi viene fuori quella che è la vera natura della persona, cioè, e questo lo noto soprattutto tra i novizi, diciamo, ecco, chi si presenta magari per le prime volte o se non per la prima volta. Ne ha un impatto fortissimo, cioè io mi rendo conto che il giorno che io sono entrata in questo mondo e ho varcato la soglia del primo privé, che era il Nautilus di Milano, al quale ero andata appunto, esattamente, ho varcato la porta, ho guardato dentro, ho respirato l'aria e ho detto sono arrivata a casa, cioè ho trovato quello che voglio. Per altri può essere chiaramente invece, soprattutto magari per i singoli, tante volte che dovrebbero essere tra virgolette istruiti, secondo me, ecco, a questo tipo di bravissima, tocchi un approccio molto fondamentale. Esatto, perché rischiano di guastarsi la loro serata, che magari è stata desiderata da tanto tempo, perché non sanno come funzionano i meccanismi e gli ingranaggi e quali rotelle girano lì dentro, e quindi interagiscono male con la coppia, con la donna, con appunto con chi gli interessa. Cosa ne avete da dirmi a proposito?
Dai, ti lascio parlare, qua, qua ne avremo da parlare. Allora, il discorso che io nasco, comunque, dall'esperienza che ero da singolo, quindi diciamo che ho avuto la fortuna di fare la gavetta, di conoscere questo mondo e tante persone mi hanno fatto capire come cosa circola all'interno dei club privati, come soprattutto ci si deve comportare. Tanti anni fa, quando io ho iniziato, come ogni singolo che si affaccia in questo mondo, pensavo che era purtroppo, in modo, lo dico in modo molto brusco, l'alternativa di andare con una prostituta. Ed era un concetto sbagliato, ancora adesso è sbagliatissimo pensarla in quella maniera lì. Io mi preme da dire che all'interno di un privé, E scusatemi il termine. questo è un aspetto che io sottolineo assolutamente, cioè il singolo che va in un club privé in realtà dovrebbe andare a cercare, come si può dire, la donna del la vicina di casa, ecco, cioè la donna normale, la donna che non potrebbe raggiungere in nessun altro modo, perché la prostituta è facile perché con quello che Esatto. chiede, esatto, la puoi avere. Invece, in questo modo è proprio una donna genuina, una donna che ha piacere di incontrarti, ha piacere di condividere quei minuti con te, ecco, diciamo. La vera trasgressione che deve esistere in questo mondo qua. Ribadisco, io ho avuto la fortuna di avere conoscenze di proprietari di club privé dove mi hanno istruito bene su come ci si deve comportare all'interno di un club privé. Purtroppo negli anni ho notato una cosa che a me personalmente non piace, lo dico proprio spudoratamente. Ho notato che purtroppo tanti gestori dei club preferiscono ingrossarsi le proprie tasche facendo entrare a volte più singoli che le coppie che ci sono all'interno di un club, e questo guasta tanto. Guasta perché io sono dell'idea che quando si fanno determinate serate, soprattutto come tipo le nostre, a tema, noi cerchiamo sempre di limitare l'ingresso dei singoli, e quello che noi chiediamo sempre è soprattutto il dress code, perché già da lì è un biglietto da visita molto importante e fondamentale, oltre il comportamento da attenuare all'interno di un club. Purtroppo queste cose ho notato che ultimamente vengono un po' a mancare, e non nego che purtroppo in alcune occasioni con dei gestori dei club abbiamo avuto un po' qualche battibecco proprio per questo motivo qua, ecco. Questo è proprio un pochino il discrimine tra un club serio e un night convertito, sostanzialmente, ecco, perché il concetto del night non è il concetto del privé, sono due cose completamente diverse e l'uomo singolo che si approccia a questa realtà senza saperne nulla, effettivamente può non percepire questa differenza, invece è davvero sostanziale. L'aspetto relazionale di conoscenza della coppia e della donna viene veramente trascurato a vantaggio semplicemente del momento di incontro, del momento in cui le coppie magari si ritirano nel privé per andare tra di loro, eccetera, e c'è il codazzo che arriva dietro, hai capito? E non hanno neanche mai detto né buonasera né si sono presentati per nome, fosse anche un nome di fantasia, ecco. Quindi Esatto, infatti. ecco, manca proprio una base di educazione proprio personale, perché poi comunque non dovrebbe neanche essere tanto difficile arrivare a capire questo tipo di cose. E, la trave invece, io ecco, qua ritorno diciamo nel mio vicoletto, perché chiaramente Salotto della Morghi parla principalmente di questo. Io mi sono resa conto subito dall'inizio che il ruolo della trave, specie al Faraone, che è il club di Genova a cui partecipo in maniera Conosciamo molto bene. attiva. Ecco, e sono Anzi, in cogliamo l'occasione per salutare e mandare un abbraccio Alberto. virtuale ad Alberto. Certo.
persona carissima, anche Jimmy, brillante e guascone. No. Le due anime del locale, ecco, e loro fanno questo lavoro qui, esatto, cioè all'interno del locale non ci sono coppie civetta, non ci sono ragazze civetta, non ci sono, cioè è tutto genuino, è tutto, può esserci qualche donna singola, è vero, io so che ad esempio in taluni privé di Milano la donna singola non viene ammessa proprio perché temono che possa diciamo presentarsi in maniera professionale in questo mondo, ecco, e da noi questo non è mai successo ed è un motivo di orgoglio per il locale, perché non tutti possono, diciamo, fare questa affermazione. Però appunto, tornando indietro a bomba al discorso, io mi rendo conto che invece l'aspetto relazionale che io ho curato è fortissimo nei confronti del club, proprio inteso come zoccolo duro di persone che lo frequentano, e anche come intrattenimento e diciamo facilitazione per i nuovi che arrivano, ecco, il mio ruolo è dentro un pochettino questo, è diventato nel tempo, e comunque mai intervenire se non richiesta nel gioco, mai intervenire nelle discussioni o che sia, se non richiesta, e mantenermi sempre garbata. Ecco, la TRAV dovrebbe fare questo tipo di lavoro. Nel vostro rapporto, nel vostro e nella vostra esperienza, come si comportano le TRAV nei vostri locali o nelle vostre serate? Sono sempre tutte molto rispettose, garbate, sanno aspettare i tempi, sanno rispettare i tempi delle coppie che si trovano davanti, e comunque sanno benissimo individuare le coppie che riescono a interagire anche solo chiacchierando con loro. Noi abbiamo sempre, finora forse fortunatamente, avuto delle persone molto rispettose e che sono diventate poi nostre care amiche, che abbiamo, oltre che nel gruppo, anche nei vari siti di social. E quindi non posso che parlarne bene, perché fino adesso è stato tutto molto, molto positivo. Anzi, noi spesso alle nostre serate siamo ben felici se ce n'è qualcuna che partecipa con noi. Anche sul palco, perché no? Perché sono molto comunque intrattenitrici anche. Ci piace il loro modo di relazionarsi con noi e con tutte e con tutti. Certo, beh, un po' la cosa che è successa a me, perché io ho iniziato appunto a uscire così a titolo personale, del tutto personale, e poi mi sono trovata a collaborare con dei locali, a fare la DJ, a fare spettacoli burlesque, a presentare spettacoli, insomma ho fatto veramente di tutto, ho preso anche il diplomino da barman. Quindi insomma, diciamo che il mondo della notte potrebbe essere uno sbocco futuro per i miei, diciamo, la mia vita professionale, che per adesso è in un altro ambiente e va benissimo così, però chi lo sa, cosa c'è dietro l'angolo veramente non lo sappiamo, e questo è un momento che diciamo di buio prima dell'alba, cioè non sappiamo esattamente che cosa ci aspetterà, e quindi dobbiamo essere un pochino pronti a tutto, aperti, con le antenne alzate e fiduciosi, ecco, questo direi sì, assolutamente fiduciosi. È quello che ci auguriamo vivamente dopo questo periodo nero, veramente. Soprattutto fiduciosi, anche perché ci sarà una nuova evoluzione, tra virgolette, e quando finirà tutto, nel dover affrontare tutto, una nuova evoluzione dopo il Covid, perché non si sa come sarà la situazione, come si potrà ripartire, soprattutto quando, innanzitutto, quando, quando. Però vabbè, ma chissà, magari prima dell'estate, chissà. Auguriamocelo. Lo sa, non è nelle nostre capacità dirlo, però è chiaro che tutto ha una fine, e un'avventura tutto di questo genere deve comunque giungere a una conclusione in tempi abbastanza, diciamo, rapidi, perché chiaramente non può essere tirata per le lunghe in questa maniera. E quindi reinventarsi
possiamo avere tante idee in testa, però non è detto che quello che abbiamo in testa succederà. Magari succederà qualcosa di molto più bello che non sappiamo neanche cosa sia e che cartello stradale ci verrà davanti, ecco. E voi comunque, esatto, nel frattempo manteniamo le posizioni, ma, le posizioni guadagnate per quello che riguarda sia me che voi, chiaramente, e vediamo un pochettino cosa ci si riserverà al futuro, ecco. Auguriamoci bene. E per quello che riguarda tutti i vostri amici della vostra compagnia, diciamo, qual è il sentimento generale? Visto che sicuramente siete ancora in contatto e vi mantenete in contatto, immagino. Ma guarda, prendo un attimo la parola. Noi abbiamo, come ho detto già precedentemente, una chat attiva di WhatsApp dove ogni giorno ci scriviamo, ogni giorno condividiamo la nostra vita, e ribadisco, non è più un discorso di semplice amicizia, ma veramente una propria e vera famiglia, una famiglia che in questo momento ci manca tantissimo, perché noi avevamo organizzato, comunque volevamo organizzare le serate di dicembre, del Natale, così come avevamo organizzato anche il Capodanno, e non poter festeggiare soprattutto il Capodanno con la nostra vera famiglia è veramente una sofferenza, veramente una sofferenza stare lontano da loro, perché comunque sono persone che veramente hanno dimostrato in questi anni un vero affetto, una vera sincerità, ci hanno sempre seguito dove noi abbiamo fatto le serate, ci hanno sostenuto soprattutto nel periodo di difficoltà che ne abbiamo avuti purtroppo. E io li ringrazio ogni giorno per tutto il sostegno che ci danno quotidianamente. Bene, Quindi bene. ci mancano le cose. Io direi che abbiamo detto un po' tutto quello che c'era da dire, ecco. Se volete fare un discorso conclusivo, comunque io vi ringrazio tanto di aver partecipato. Spero che invoglierete altri vostri amici e coppie a partecipare, magari anche in più in videoconferenza multipla, diciamo, se fosse possibile, per parlare proprio di questi argomenti qui, perché ognuno porta un pochino di una goccina d'acqua nel secchio della verità delle cose, per far appunto conoscere, ecco. Lo scopo proprio del Salotto della Morgia è far conoscere un mondo che viene considerato torbido e invece è molto limpido, secondo me, ecco. Forse uno degli ambienti più limpidi che si possano incontrare, dove insomma ognuno sa che ruolo ha, sa comportarsi. E è un bel modo di vivere, ecco, diciamo. Avrei voluto conoscerlo prima, però ognuno ha i suoi tempi, i suoi modi. Voi siete 3 anni che siete in questo mondo, io sono da 10, e quindi sappiamo bene di cosa stiamo parlando. Va bene, ragazzi, io vi saluto, vi lascio qualche secondo per concludere, se avete piacere. Noi ringraziamo te per la tua disponibilità e averci accolto ancora una volta nel tuo calorissimo salotto. Noi l'unica cosa che ci preme in questo momento è mandare i nostri sinceri auguri di buon Natale e veramente di cuore di un felice anno che sia veramente, auguriamoci di cuore, positivo e cancelliamo questo anno così talmente brutto e di poterci riabbracciare, divertirci in quello che ci piace fare meglio. E niente, noi siamo qua perché si vuole aggregare a noi, abbiamo a disposizione anche un sito www.volutioncomplete.it dove condividiamo le nostre foto, le nostre serate, siamo a disposizione sempre per ogni informazione e niente, spero veramente di riabbracciare tutte le persone che ci vogliono bene e soprattutto anche quelle nuove che arriveranno. Bene, ragazzi, Ciao. un bacio a tutti. Allora, Ross, ti ringrazio tanto in prima persona per essere venuta. Mauro, a te per essere rivenuto. E quindi a presto, grazie. E con l'anno nuovo io prometto
programmerei una visita dalle vostre parti. Grazie. Il regalo più bello che ci puoi fare. evolutioncouple.it, giusto? Sì, esatto. Perfetto. Esattamente. Benissimo, non mancate di contattarmi. Grazie e un bacio a tutti. Grazie, buon anno. Grazie.